Allora, la prima di Bizzarri in porta mi sembra tutto sommato direi positiva, non è stato molto impegnato. Poi quelle due situazioni, mi riferisco a quella di Cribari e a quella di, anche del primo gol di Bizzarri, ho detto, quando si gioca può anche succedere in una serata di fare un errore, ma mi tengo questi uomini, mi tengo queste persone, queste qualità e so bene, come lo sapete anche voi nel vostro mestiere, che ci può stare l'errore, quindi si deve convivere con l'errore. La Lazio fino ad ora ci ha dato tante soddisfazioni e credo ce ne darà ancora altrettante. Siamo molto molto rammaricati per il risultato perché non è meritato. Guardi, io parlo di gruppo, parlo di equilibri, parlo di qualità di gioco, proprio si parla di tutto, di fase offensiva e fase difensiva. E noi dobbiamo essere bravi a gestire questo, Foggia compreso, Zárate compreso, Rocchi compreso, Cruz compreso, abbiamo tanti giocatori in attacco bravi, dobbiamo essere bravi a trovare l'equilibrio e nello stesso tempo l'efficacia. Ma allora, guardi, ci sono dei periodi che ci sono questi periodi, diciamo, meno positivi, ma proprio in questi periodi si testa la forza morale dell'individuo e del gruppo, quindi io credo che sia così, anche salutare, avere questi momenti, perché questi momenti ti danno, così, questi momenti di sofferenza ti danno la possibilità di crescere. Ecco, noi fino a 4 giorni fa avevamo solamente gioito, adesso è anche il momento di riflettere e di soffrire, ma le qualità morali e tecniche sono fuori discussione, diciamo così, di questo gruppo. Abbiamo posto? Ma Cruz, come ha detto lei, è arrivato che non ha fatto la preparazione. Si riferiva a questo, mi scusi, la prima parte della sua domanda, no? Ecco, lui è arrivato, mi pare, i primi d'agosto, quindi anche lui, diciamo così, sta rincorrendo lo stato di forma ottimale. Lo rincorre facendo delle partite, lo rincorre facendo più lavoro durante gli allenamenti, e poi ecco, è un giocatore che magari le partite così ravvicinate in questo momento possono togliere un po' di brillantezza, ecco, al suo gioco, questo sì. Sì, stasera sì. Stasera sì, perché ho detto, ha dato ampiezza e profondità. Quindi stasera c'era bisogno, nella seconda parte della partita, di dare ampiezza, di allargarli e poi nello stesso tempo di attaccarli alle spalle, perché erano molto compatti dietro e quindi bisognava prima di tutto allargarli, secondo attaccarli alle spalle, e questo è stato fatto per direi una buonissima 30-35 minuti, davvero molto bene. No, ho detto, ci sono due tipi di errori, anche prima i suoi colleghi. Gli errori sono così di reparto, di lettura del gioco,
e ci sono anche errori individuali che non c'entrano niente con la lettura del gioco. E questo è quello che è accaduto oggi. Non è un errore di lettura, di reparto, dove tu magari non sei attento, è un errore individuale che riguarda un po' l'aspetto tecnico, un po' così il mestiere, diciamo così, però è un errore questo prettamente individuale che non c'entra niente col reparto e con la squadra. Siamo a posto? Grazie. Buonasera.